un pomeriggio in musica organizzato dall'azienda Cristiani, un'azienda leader nel settore, molto attiva nel campo dei rivestimenti e delle pavimentazioni, molto conosciuta. Non è soltanto l'occasione per festeggiare un compleanno familiare, ma è anche un'occasione per invitare gli amici e perpetrare quelli che sono i valori dell'attività aziendale. E allora vi portiamo con noi, vi facciamo seguire questo pomeriggio in musica. Andiamo ad ascoltare. E si festeggia anche quella che è una passione di famiglia, intanto ereditata dal padre. Vero, sì, mio babbo ha sempre avuto passione per la musica, suonava il sassofono da ragazzo e poi si è dedicato tutta la vita come passione alla musica, fin quando anche ha aperto una discoteca, ha inventato la discoteca del Papa Fico circa 30 anni fa, che ha avuto un grande successo, e lui ha sempre avuto passione per la musica anche qui in azienda, e noi l'abbiamo continuata organizzando questi concerti lirici con il professor Polidori del Conservatorio di Lucca, che è un grande esperto di musica e ha i suoi allievi, questi cantanti, soprano, tenore, molto bravi, e con l'aiuto di lui abbiamo fatto questo pomeriggio per gli amici, ecco, senza nessun altro scopo che non quello di divertirci e di goderci un po' di bella musica. Ecco cosa rappresenta un'azienda che è da tanti anni leader nel settore per il territorio, in questo caso per Pisa e comuni limitrofi. Naturalmente è un'azienda che ormai ha consolidato proprio il proprio lavoro, non soltanto nella questione legata ai pavimenti d'autore, ma anche nella cultura e soprattutto nel sociale. Tante iniziative che Mauro Cristiano assieme alla sua famiglia ha portato avanti in vari campi. Ecco, naturalmente oggi siete in un'azienda dove i loro pavimenti, in poche parole, vanno in tutto il mondo, quindi anche a livello culturale è un segno tangibile per il nostro territorio. Dietro a questo evento c'è in realtà un anniversario familiare, ovvero il compleanno di Mara Cristiani. Questa è una giornata particolare, una festa che forse non si aspettava. Eh beh sì, è stata un po' una sorpresa organizzata da mio fratello, che ama fare le sorprese, sempre una persona che gli piace insomma unire le persone, e poi gli piace molto la musica, e quindi diciamo che è stato ideato da lui a sorpresa.